Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo rapido unboxing. Dunque, dopo aver visto l'anteprima, che vi invito a vedere se non avete visto, vi lascio il link in sovrimpressione, andiamo a vedere l'unboxing della confezione di Metro Redux. Quindi partiamo subito, togliamo la plastica. Ok, prima di aprire la confezione diamo un attimo un'occhiata avanti e dietro. Dunque, come detto anche nell'anteprima, abbiamo Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux, tutti in un unico pacchetto, comprensivi, come indicato qui, di due giochi completi, quindi entrambi, con tutti i DLC. Vediamo la parte posteriore, dove ovviamente si fa riferimento ai due titoli, e vabbè, oltre al fatto viene indicato che è un titolo di ottimo livello, ci si immedesima, come detto, un ottimo FPS, viene indicato quindi quali sono alcune delle nuove feature di questo titolo, quindi grafica rimasterizzata in alta definizione, le due campagne single player e tutti i contenuti scaricabili, e nuove sfide con gli stili di gioco survival e Spartan, quindi prende come livelli di difficoltà selezionabili, oppure per un FPS classico utilizzeremo la modalità Ranger. Metro Redux è basato sul bestseller internazionale Metro 2033, un romanzo di Dmitry Glukhovsky, se si pronuncia così, concorrente Pat Engine, audio Dolby Digital e compatibilità con la tecnologia Physics di Nvidia, quindi 4A Games e Deep Silver che hanno portato questo titolo, hanno creato questa remastered. Detto questo, apriamo la confezione. Nella confezione troviamo il disco di gioco, che si rifà nella grafica ovviamente alla parte frontale della confezione, e come al solito tantissimo a livello cartaceo. E troviamo all'interno praticamente, sì, la pubblicità a due romanzi sempre dello stesso autore, quindi Metro 2033, e a quanto pare c'è anche un seguito, quindi Metro 2034. Beh, a parte questo non c'è nient'altro, quindi posso tranquillamente chiudere qui l'unboxing. Quindi prima di chiudere il video vi ribadisco l'anteprima, del quale vi lascio il link in sovrimpressione, vi ho lasciato il link in sovrimpressione nel video, e come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, o se avete delle domande su questo titolo lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non volete perdere i video successivi. Io per il momento vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.